Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ultimo, e mi scende la lacrimuccia, episodio della Soul Link a Pokémon Rubino e Zaffiro. Ovviamente ragazzi, che ve lo sto a dire, qui con noi c'è... c'è il Rocket ragazzi, l'unico è limitabile 25, attenzione, eccolo qua. Ragazzi, la tensione si fa sempre più alta e in quest'ultimo episodio, dopo averne passati di tutti i colori, evoluzioni infinite, registrazioni crashate, merda e Mew come coppia, siamo qua. Siamo qua ragazzi, con due Pokémon in meno, episodio. Ma siamo qua. Esatto. Quindi esatto. Io direi di avviarci per affrontare gli ultimi tre allenatori che ci separano dalla gloria eterna. Gio, sinceramente te lo dico, dopo la scorsa parte ho un po' paura del Super Anch'io 4. Anch'io ho terrore perché ragazzi, Luke nello scorso episodio, se non l'avete visto ovviamente come sì, al solito sul suo canale. Sì, ho perso tre Pokémon nello scorso episodio, perso... Pokémon. No, due. Tre. No, il Misty passa Gio. Ah ok, sì, raga, un po' di confusione. Comunque sto affrontando Frida, raga. Sì, anch'io. Conosciuta meglio come Tristian Schoolboy. Sunflora, la morte civile, Sunflora. Allora, adesso se mi becco ancora uno che sia Regice, Girocco, Registeel, veramente mi incazzo. Ok, mi devo ricordare di non mandare in campo i morti che sono vivi, per ovvie ragioni. No, ormai sono proprio morti, sono proprio al cimitero. quanto gono. Cosa è successo lì? No, ho ascoltato un Pinsir, sto godendo. Mamma mia, la cattiveria di quest'uomo che gode per le morti altrui. No, non mi confondere! Madonna, se veramente fai una mossa fuori posto, io veramente ti mando a casa. Ma che roba! Se mi confondi ti spacco la mamma. Oh, ok, perfetto, ci siamo capiti. Spero... Beh, no. vedi che ci capiamo molto subito. Molto, molto semplice la comprensione. Esatto. Mi fa piacere che capisco molto. Le minacce funzionano sempre, ricorda. No, vabbè, ma porca di quella miseria, mi raga. Ha fatto malissimo. Cosa fa tripletta? Io mando Lance. Bye bye! Oh, Cristo, non ha effetto, è di tipo spettro, sta ebola. Melo d'erba sì. Dormi, ok, perfetto. Madonna, sto Pinsir non sta morendo, già mi sta facendo alterare abbastanza. Dai, ma minchia che nervi, Luke, mi sta salendo il porco. Anche a me. Te lo giuro. No, Gio. No. Pinsir mi ha congelato Mew. Io non so Occhio, cosa dire, Occhio, se perdi Mew è un raga, problema. Ma ha solo tripletta come mossa. Che è successo? Ok, no, mi ha fatto un male boia, mi ha fatto... Niente, raga, non crepa. Ha provato a seccarmi. Cursed! Oddio, no, Luke, sento già la puzza di merda sotto al culo, cioè... Gio, mi ha congelato anche Cacturn, cioè, ma io cosa devo fare? Trico, ok, perfetto, Trico non dovrebbe essere un gran problema. Ma cosa? Cosa è successo a sto giro? Mi ha bruciato al turno dopo! No, ma dai, no, allora, qua non stiamo andando bene. No, Pedinombra! Ah, che brutto, Pedinombra. Mi piangere. No, come volte... No, basta. Madonna, ma te ne vai a casa, No, vabbè, raga, qua c'è qualcosa che non va bene, Luke, però. No, Luke, mi sto facendo veramente... No, la cacca addosso, tu non hai idea. Anch'io. Rattata! Tu mi stai affrontando e mi hai cagato il cazzo per... Quanto? 3 minuti? Rattata! Muori. Io ho vinto. Hai già vinto? Sì. Io sono ancora il primo Pokémon. Ma come sei? Non va giù! Ok, Luke, allora... Luke ha una disabilità con le leghe Pokémon. Confermato, teoria devastante... Raga, non crepa Pinsir! Gio, non so cosa fare, ti giuro. Oh, adesso faccio meno d'erba. No, perché non ho effetto meno d'erba? Gio, ma sei serio? In che senso non ha effetto? Come fanno? Non ha fallito. Ah, no, aspetta. Forse ha fallito e basta. Santo Dio. Cioè, io no, ragazzi, io sono... Beh, sta partendo, raga, sta partendo di cattiveria. No, ma ho finito anche i pipì di calciar dentro, raga. Ma sto finendo tutti i pipì, cioè, non va bene sta cosa. Sai cos'è il brutto? Caparossi seme pure. Non lo butto più giusto. Allora, qua. Raga, facciamo che, raga, mentre Luke batte il coso, io do degli strumenti ai miei Pokémon. Quindi diamo una roccia di re così senza motivo a Cursed. Una conchine. Oddio, mi scappa Rutto iperbolico. Ok, è morto Pinsir dopo 4 minuti di video. Fantastico. Che bella cosa, ragazzi. Il prossimo Pokémon è Feraligatr. Wow, non vedevo l'ora, raga. Luke, ma sei per caso una calamita okay. Per Pokémon troppo forti? Fammi sapere. Sì, Feraligatr ha Speculum mossa, oltretutto. Che, raga, vado in giro, prendo il Rocket, vado in giro per l'erba alta a cercare i Pokémon. No, già, ma mi ha fatto fuoco fatto. Ma tu ci puoi credere una cosa del genere? Sai cosa mi hai ricordato, Luke?
Mi dico da vite. No. Sono veramente euforico. Cioè, quando ti congelano i Pokémon e poi te li scottano fuori di testa. Aerodactyl, il prossimo Pokémon di questo schifo di Frida, madonna ragazzi. Ma hai buttato giù almeno quello di prima? Sì, Arigato è morto. Adesso Aerodactyl mi ha confuso. Ma sì, tanto. Tra l'altro, Luke, questo momento qua è molto commemorativo perché io sto andando a affrontare un personaggio che nel mio canale ha avuto una parte molto importante. Io sto per affrontare Jesus. È vero. Hashtag Drake is Jesus nei commenti per chi si ricorda Pokémon Snakewood. Madonna, io ho trovato King, la Geopatica e Resort praticamente. Madonna. Sì, ma raga, cioè Luke veramente è un caso perso. Sì, ma Joe, mi fa sottomissione, mi toglie metà vita con sottomissione, King, te lo dico solo questo. Che cosa brutta. No, ti prego, non mi shottare, oh mio Dio, mi stavo shottando King, te lo dico. Chi? Mi stavo shottando Mew, il divino. Il divinissimo Mew. Com'è che l'hai chiamato Mew? Divino. Ah, ok, perfetto. No, non ci credo. A Krabby dopo Kingler. Ok, ringrazia il cielo, Luke. Raga, ma perché? Ma Gio, io ho finito qua tutte le mosse. Cioè, Splash di Krabby, fantastico. Bello. Grande, ma gli Elisir, Luke, tu niente, io ne ho uno. Mi pare di no, Gio. Ho vinto, finalmente. Oh, lei, ce l'avevo fatta, perfetto. Ma avete visto? Ma cos'era? Ok, Luke, io inizio a parlare con Drake. Però, Luke, qua permettimi di doppiarlo. Già, permettimi che io solamente più 10 pozioni. Sono Drake, maestro del tipo drago e tuo ultimo sfidante dei Super 4 alla Lega Pokémon. Nel loro habitat naturale i Pokémon sono selvatici e allo stato brado. A volte ci sono di ostacolo, a volte di aiuto, a volte ci fanno crashare le ROM, a volte ci hanno la madre troia. Sai che cosa ci vuole per lottare fianco a fianco con i Pokémon? Dimmi, sai quello che ci vuole? La droga! Vai, forza! Affrontiamolo. Via, proprio parte di rabbia. La sfida di Marcellus Schoolboy, mi piace. Diugong! Che bella cosa. Bellissimo, ragazzi. Beh, come ci stava? No, non l'ho shottato. Ritirato. Raga, io ho paurissima. Io voglio così. Raga, Luke si deve cagare addosso perché obiettivo. Raga, perché io ho perso 3 Pokémon in questa parte. Abbiamo finito di mandare Iglybuff alla Lega Pokémon. Bolla raggio. Ma perché mi togliono tutti metà vita? Io non capisco, raga. Non capisco perché. Roche, ti indignato. Ho shottato Veli con un mentor pugno. Guarda. Oh, che cosa bella. Rattata, yes. Ma Quita. Rattata con Pedinombra. Bello. Commovente. No, davvero. Cioè, proprio le cose che ti fanno... bestemmiare! No. Perché allora, Luke, io te l'ho detto. Cioè, Gizza ha un problema nella testa proprio, però. Cioè, non è in grado di reggere le mosse. Un Makuhita. E mi stava shottando un Gulpin a momenti. Sì, ma raga, Drake is Jesus mi sta davvero... sta stendendo il tappeto rosso, Luke. Smochum, certo. No, Shackle, no. No, Shackle è randomizzato, Luke, calma. Le statistiche sono tutte randomizzate. Sì, ma io so che io mi prendo sempre male a un certo punto. A prescindere. Ragazzi, okay, il mio Mew è la mia salvezza. Quasi. Wartortle. No! Canto mi fa. Brutto. Perché? Perché? Finché fai petalo. No, psichico su Mew, ho paura, ok. Aspetta, che tipo è il tuo Mew, Luke? Drago. Ah, ok, posso. Luke, io ho vinto. E io sono l'ultimo Pokémon, Joe. Oh, ok, perfetto, chiamata... raga. Drake, come potete vedere, è nostro alleato e ci ha steso il tappeto rosso per la battaglia contro The Champion. Ho vinto, Joe. Ma no, Drake è stato più facile, ti giuro. Ve l'ho detto, cioè, allucinante. Allora, aspetta, allora. Curiamoci i Pokémon. Perché, ragazzi, vi ricordiamo che Cappalicio, Proton, Camerapt e Gabibbo sono tutti morti nello scorso episodio, quindi non possiamo usarli. Che cosa triste. Ok, Joe, secondo te io sono messo bene con 4 iperpozioni? No, per un cazzo. Quindi aspettiamo la serie di nuovo, è colpa mia. Cioè, ok, allora siamo a 8-9 minuti. Sì. Luke, che possiamo andare da Rocco Petri. È il nostro destino, Rocco. O i Pokémon facili o perdiamo. Perdiamo no, però... L'attenzione. Fine, Luke, aspetta! Anche con Lance eravamo a 4 Pokémon, te lo ricordi? Sì. Beh, un pezzo con Gary, non con Lance, con Gary proprio. Con Gary, dici? Con Gary, e questa è la seconda Soulink in cui arrivo con merda alla Lega. Salve, Rocket Creepy. È arrivato, ragazzi. Vai, Luke, doppia. Speravo di incontrarti qui un giorno. Tu, che cosa hai visto nel tuo viaggio con i Pokémon? Ma lascia perdere, va! Se ti dico quello che ho visto! Dammi una bella dimostrazione, ora!
E via, parte la sfida con questa host fantastica. Tra l'altro no, è orripilante la host prima della battaglia, tipo... Sì. Quella della battaglia invece è molto bella, è molto bella. Ragazzi, Liliana performer... Mia, cioè... Con Magby. Ok, sono abbastanza teso. Livello 57! Sì, Joe, il primo è altissimo, Joe. Cos'è? Che Pokémon è? Si è suicidato il primo Pokémon. Fantastico! No, Fanghiglia. Ha fatto Memento! Serio? Beh, meglio così per te alla fine. Che cosa brutta che ho visto. Allora, ok, Magby è andato. 1-0 per noi, raga. Aia, no, lancia fiamme su SoundCloud e ti tipo erba. È morto, seccato sul posto. Me l'ha ucciso, ma di cattiveria. È morto Altaria, minchia, me l'ha ammazzato. Quindi, ma sei... quindi mi è morto anche chi? Explode è morto, cazzo. Ma sai, proprio una roba brutta brutta. Ma brutta, sai cosa vuol dire che me lo buttava giù 10 volte? Ok, abbiamo 3 Pokémon adesso. Il rischio di perdere è molto alto. No, Metronomo, alto, minchia, ragazzi. Se non t'ammazzo, frate. Passi sene, basta con sto passi sene. Ok, perfetto, io ne ho buttati giù 2 in compenso. Madonna, Outer, raga, Outer. Cioè, indecente tutto ciò. No, vabbè, allora Bailey fa passi seme, dolce bacio e spora. Io restringe la mira, ma schiatta, altro che restringe la mira. Ok, Luke, Giza, gli ho fatto fare un danza spada, potrebbe potenzialmente sweepare, eh? Io te lo dico. Io non sweepo proprio niente adesso. Vaffanculo, mi ha fatto iperzanna, questo potrebbe shottarmi, sa buon attacco. No, ok, vediamo se lo mando giù. Dolce bacio. Luke, gli sto sweepando il team. Beato te, io no. Fossa, potrebbe tornare lì. Dolce bacio. Vaffanculo, se potessi togliere cascata. No, James, devi attaccare adesso, devi assolutamente attaccare, non puoi fare... No, dai, perché devi fare l'infame? Non ho più pp per fangobomba, merda. Allora, aspetta. Io utilizzo l'elisir, tanto che cazzo me ne frega che ho finito la serie. Ok, perfetto, ci siamo. Comunque, raga, Pokémon assurdo, io te lo dico. Come sei messo, Luke? Fa passi siamo in continuazione, sto coso. Io gli ho sweepato il team, mi manca l'ultimo Pokémon che è... Lyron. Ok. Vaffanculo, ce l'ho attaccalite, vero? Parassisse. Ma che cazzo? Vai, non ci credo, questo attaccalite inibitore c'ha. Ok, finché usi cinesi, però si è un po' messo male nevroticamente, voglio dire. Ok, Luke, potrei... No, fallisce, porco il demonio! Individua. No, già indecente. Sto sclerando. Forza segreta, aia. Indecente, non riuscirò a vincere questo passo. Cioè, sono 5 turni che non riesco ad attaccare, 5 fottuti turni che non... Ma paralizzato di nuovo! Ma la droga! No, ma non si può fare, non si può combattere contro un Pokémon del genere, raga, non si può. Non si può assolutamente combattere. Dio Cristo. Bah. No, Luke, ti giuro che non riesco ad attaccarlo, allucinare. Fallisce! No. Oh, è morto, godo. Ok, devo switchare per forza perché non sono riuscito a fare lo sweep perché questo coso qua mi stava mettendo davvero... Gio, mi ha amato Fibas. È l'ultimo? No. No, Magivero no, però non me lo puoi fare, Magivero. No, anche Magivero non fa nulla. Io... Gyarados. Mi mancano 3 Pokémon, te vai invece? Giù, io ho vinto! Minchia. Raga, Giza prova da Oscar. Ti ricordo che non è ancora vinta la serie, però, in ogni caso. Per ora, sì, però, prima di andare avanti aspettiamo il Rocket perché non si sa mai. Mamma mia. Raga, cioè io ho 3 Pokémon e ho 2 pozioni. E anch'io ho 3 Pokémon, capirai. Nel senso ho un Link. No, di caricato togli di Gyarados. No, non va bene, raga, così però. Mi spiace di aver perso SoundCloud, Luke, perché era cazzo un bel Pokémon, mi piaceva. Ok, mi devo assolutamente curare. Allora, finché fa Fangosbell io sono contento. Dai Luke, ce la puoi fare, me lo sento. Però, cavolo, adesso non attacco più adesso però. Non sto più attaccando. Ti capisco, è la stessa cosa che è successa a me con l'Iron. Questo faceva forza segreta, mi paralizzava. C'aveva attaccalite, inibitore e individua. Queste 4 mosse c'aveva, l'ho preso in culo praticamente con Giza. Ma mi ha mandato a fanculo il Pokémon e per fortuna che è sopravvissuto. Allora, non posso continuare con lui, sennò... Quanti Pokémon ti mancano, Luke? Seriamente? 3. Dai, io, raga, hashtag Luke ce la puoi fare nei commenti in questo preciso istante, vi voglio. Tutti qua sotto, tutti, dal primo all'ultimo. Raga, ho solamente più una iperpozione, te lo dico, La situazione è abbastanza critica stavolta. Cioè, stavolta non so se... Raga, potrebbe non farcela. Però io potrebbe ci credo. Potrebbe non farcela. Io ci credo. Ci credo anch'io, in teoria, però... No, spero che l'audio stia venendo bene, perché se mi va a puttare un altro video, sclero come un muflone, no? Veramente, comincio a dimenarmi... Madonna, è la terza caricatot che usa su Gyarados, Rocco, eh? Le ha finite almeno, Luke, le ha finite. Ma Dio sa... Ok, ho fatto meno debba su Gyarados, adesso dorme beato. Allora, Gio, uso ultima interpozione su Mew. Purtroppo. Vai, provaci. Spreco un turno, ma... Ok, dorme ancora, fantastico.
Dai. Vediamo un po'. Dobbiamo finire. Okay, tocco... Ok, all'acciaio gli togli un sacco e dovrei shottarlo. Si è svegliato, colpo basso di Gyarados. Ok. Ok, Gyarados è morto. Ok, fantastico. Perfetto. E adesso te ne mancano due. Due, prossimo è okay. Wobba Fett. Oddio, che schifo, antipasto. Lui. Che cosa me lo debba. No, me lo debba fallisce. Sbadiglio! Cioè, qua quando mi colpi di... Io ti mando Charizard. Presa. Non è effetto, sono tipo spettro, godo. Raga, è indecente. Sbadiglio ancora, fallisce. Perché sono... non posso addormentarmi io con Charizard. Serio? Ho l'abilità che non posso addormentarmi. Insonnia? Spirito vivo. Oh, perfetto. Per forbecco. Sì, ma continua a fare sbadiglio, gioco. Madonna. È scemo. Ricarica tot, ne ha 4, ne ha. Ma come ne ha 4? Ne ha 4, già la quarta che usa contro di me, oh. Cioè, ma è infattibile. Ok. Vabbè, sono contento che fa sbadiglio, cioè non mi può toccare, praticamente. Perfetto, questa è un'ottima cosa, Dai, ce la possiamo però fare. Però non posso fare sdoppiatore, perché non ho più pozioni e mi toglie i PS. Dai, Luke, che poi il video pesa la madonna, ti prego. Ok, Wobba Fett è morto, ultimo Pokémon. E se spero che sia buono, ragazzi, sennò veramente mi rara. Piloswine. Ok, potresti farcela. Ok, non posso più curarmi, là, quindi ho solamente più una cura totale. Dai. Aspetta. Dai. No, beh, c'ho anche dei lemon succo. Ah, no, c'ho anche un lemon succo. E una radice energia. Ok, raga. Minchia, se ne accorge adesso, raga. Se accorge adesso, si ha radice energia. Vai, ok, sicuro, io vado avanti col dialogo di Rocco nel frattempo. Vai. Attacco d'ala di Piloswine. Non ho più mosse. Raga, sono senza mossa, qualcuno mi può aiutare. Tra l'altro le ali di Piloswine, belle. Sì, note. Oddio, Mew ha preso un brutto colpo devastante, raga. Allora, mi spiace per il gioco, devo passare un video abbastanza pesante, ma raga, la Lega Pokémon è stata devastante. Tanto sarebbe stato così anche se non ci fosse stato il casino. Guardalo. Dell'episodio del Rocket. No, è rimasto con un PS! Pensavo ti fosse morto un Pokémon, mannaggia te che infarto! Il divino con l'acciaio potrebbe essere la mossa decisiva, raga. Il divino con l'acciaio è super efficace. Il divino vince il divino, ragazzi. Sì, anche stasera ce la siamo portati a casa, raga. Come non lo so, Gio, perché veramente è una situazione critica, veramente. Abbiamo vinto. Wow. Ok, Luke, io sono in sala d'onore, ho balzato tutti i dialoghi perché non c'ho voglia, veramente. Io, il campione, sono stato sconfitto. Gloria a te, Rocket, e anche Creepy. Beh, raga, complimenti a noi, perché è stata la posta più dura, Lega Pokémon, del Soul Link. Sì. Ragazzi, vorrei far notare che questa è la seconda Soul Link, nonché terza serie, in cui io arrivo alla Lega e alla Sala d'Onore con merda. Parliamone. Cioè, indecente. Cioè, abbiamo fatto un miracolo, praticamente, in questa Lega Pokémon, raga. Dai, andiamo avanti, raga, perché i dialoghi non li leggiamo. Io sto facendo già la parte finale della cosa, perché sta facendo tutto solo. Salvataggio in corso, non spegnere. Il divino, raga, mamma mia, applausi per il divino. Io direi di mettere tutti nella sala d'onore, anche se sono morti, non mi interessa. Questo team è spettacolare, ragazzi. SoundCloud, no? Mi dispiace per il Gabibbo, raga, che è tornato due volte ed è morto due volte Octillery in questa serie. Spettacolo. Attenzione. Charizard e Ninetales, una coppia che è stata la coppia da un certo punto in poi decisiva. E poi vabbè, il divino e Mew, che una coppia talmente buona che si è rifiutata di essere nel video, che non eravamo degni. E partono incredibilmente i titoli di coda. Titoli di coda, raga. Io poso il joystick e sono qua. Mi stacco dalla tastiera e... Terza Soul Link, Luca. Già siamo già alla terza Soul Link e l'abbiamo vinta la terza volta di fila. Questa volta in maniera molto più difficile, raga, veramente. È stata molto difficile. E raga, questa Soul Link è stata davvero tanta roba. Cioè, forse è stata quella più... È proprio più pazza, una crazy. Era crazy, ok. Ed è stata molto difficile anche, ragazzi, da... portare, da editare per quanto riguarda i video, sta molto... Però io direi molto che impegno. È stata anche la più bella, probabilmente, tra le tre che abbiamo fatto, forse quella in cui mi sono divertito di più. Sì, vabbè, questa cosa è stata fantastica, certo, certi momenti. Cioè, ne abbiamo vissute di tutte, raga, evoluzioni infinite, morti assurde, combinazioni assurde, video che saltano, la coppia Mew e merda, cioè... La Lega Pokémon con dei Pokémon... disastrosi, Pokémon veramente assurdi la Lega Pokémon. Noi ragazzi speriamo davvero che vi sia piaciuta questa serie, perché a noi è piaciuta tanto. E a me è piaciuta un sacco, sì. Dal vostro feedback penso almeno che anche voi sia piaciuta, come tutte le altre Soul Link. Vabbè, la serie ha subito il classico calo di maggio, ma ce l'aspettavamo, quindi capita. Purtroppo maggio tipicamente è un mese abbastanza, insomma, a me per YouTube, quindi vabbè. Speriamo e quindi bene.
raga, noi speriamo che nel bene e nel male, nei problemi che abbiamo avuto negli ultimi episodi, in tutto quanto, noi speriamo davvero che vi sia piaciuta questa serie, perché è stato bello portarla, molto difficile, perché in alcuni punti è stato davvero proprio difficile psicologicamente. L'ho sempre detto, la Crazy Lock è una bestia. Ti logora la Crazy Lock, diciamo, dai. Però io, Luke, direi che sotto qualsiasi aspetto del divertimento, del feedback, degli iscritti, dei boost, dei soldi, ne è valsa la pena, ragazzi. È stata dura, è stata devastante a livello, tutti i livelli, possiamo così dire, ma assolutamente ne valsa la pena. Che tra l'altro, PS, raga, io sono stato cacciato dalla partner, di soldi non ne ho presi stasera. Quindi la serie è veramente molto movimentata, certe volte, raga, veramente. Intanto scorre i nostri Pokémon. Bocelli, Luke, l'ultimo che è arrivato lì in fisso, Bocelli, qua. Wow. Ho visto Meetank, Mac, tutti, io ho visto Stalker. Ragazzi, Ari Yama, cioè, ma sì, è morto da una vita, ma... A sempre, quanti morti siamo arrivati? Mi pare... ho perso un po' il conto, ma dovrebbe essere tipo 16. 16 con SoundCloud, anche secondo me. Quindi, niente, ragazzi, è finita la terza Soul Link. Ovviamente non ve lo stiamo neanche a dire, prima o poi arriverà anche la quarta, perché ormai il progetto a sto punto è quello di farle tutte, prima o poi. Prima o poi, ragazzi, se tutto va bene ci rivedremo, chi lo sa, nella regione di Sinnoh, non lo sappiamo. Magari chi lo sa, magari con i remake. Magari ci rivedremo dietro la parola fine, ma... Ci rivedremo magari nei remake. Che come al solito è un nuovo inizio, alla fine la parola fine, lo sappiamo, alla fine la parola fine, mi sono troppo divertito. Io mi fermo qua a fine, proprio deve essere qua. E io sono invece ad Albanova, ragazzi, col nostro team, che a me, raga, non me ne fotte un cazzo se sono morti, per me sono vivi, non mi interessa. Sono arrivati alla Lega, meritano il tutto. Ragazzi. Che dire. Ripeto, noi speriamo che vi sia piaciuta. In generale, come serie, come qualsiasi cosa, in tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male, anche nei momenti difficili come quello, l'ultimo episodio, davvero, ragazzi, è stato molto complicato da superare proprio psicologicamente, perché dopo aver registrato un episodio bello come quello che non abbiamo potuto caricare, è stato veramente... Luke può confermare, io ho tirato le madò lì, cioè... Sì, raga, è stato peccato perché era veramente un bel momento. Sto spostando la facecam, Luke, lì potete vedere che su quella roba lì c'è un salvadanaio che è volato giù, no? Perché ho preso a un certo punto questo, il mouse, l'ho tirato di rabbia. Ed è finito male quel coso, praticamente, no? Allora, spero che la facecam si veda, quindi, ragazzi, bella lì. Raga... Alla prossima, direi. Per oggi e per questa serie è tutto. Quindi, ragazzi, se l'intera serie vi è piaciuta, lasciate un mi piace. Commentate qui sotto con il momento più bello di questa serie. Il più bello, in assoluto. Quello che vi è piaciuto di più. Passate al canale del Luke, tutto quanto. Ragazzi, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi. Ormai non ve lo sto più neanche a dire. La campanella, ragazzi, che è stato un simbolo di questa serie. La campanella. Io prima o poi un Pokémon lo chiamo col soprannome Campanella. La campanella. Ci sta. Magari non so, nella Soul Link un bel cimbing, un Chimeco. La prossima, chi lo sa. E quindi nulla, ragazzi. Passate anche dai social e noi ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima Soul Link. Ciao, ragazzi. Bye, ragazzi.